Tifosi biancocelesti, ben ritrovati con Entella Time, notiziario per non perdersi nulla di tutto ciò che accade nel mondo Entella. Secondo giorno di allenamenti per i biancocelesti, archiviato il derby del Tiguglio, si concentrano sul prossimo match di campionato. Si tornerà a giocare al Comunale sabato, fisco d'inizio alle 18.30, nell'impianto di via Gastaldi arriverà la Vispesero, allenamento pomeridiano a porte aperte per i ragazzi di Fabio Gallo che da domani inizieranno a allenarsi a porte chiuse sino alla rifinitura di venerdì. Da oggi inoltre sono anche in vendita i biglietti per assistere al match. Vi ricordiamo come sempre i canali di riferimento www.entella.it per scoprire tutti i prezzi e acquistare il biglietto online e poi naturalmente l'Entella Point che sarà aperto tutti i giorni sino a venerdì. Sabato come sempre, oltre al temporary store per acquistare il merchandising ufficiale dell'Entella, sarà attiva sin dal mattino la biglietteria dello stadio. Torna quindi Entella Vispesero, una partita che si è giocata anche negli ultimi due campionati, 0-0 due anni fa al Comunale, 2-1 per l'Entella lo scorso anno, mentre nella gara d'andata fu la formazione di Pesaro a battere i biancocelesti vincendo per 2-0, era il turno infrasettimanale del campionato di Serie C. Chiudiamo la puntata di Entella Time tornando sul 90° derby del Tiguglio, perché come sempre in questi giorni vi abbiamo chiesto di votare quello che secondo voi è stato il migliore in campo della partita. Avete scelto Davide Peterman, sempre al centro delle azioni biancocelesti, tra l'altro un suo tiro ha sfiorato anche il gol del vantaggio. È lui il vostro migliore in campo di Sestri Entella. Entella Time torna invece domani, puntuale alle ore 19.